Antonella Clerici in lacrime. La verità sulla malattia di sua figlia Maëlle. Ciao a tutti! Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Qui troverai contenuti esclusivi, consigli utili e tanto divertimento. Non dimenticare di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. La tua iscrizione ci aiuta a crescere e a continuare a offrirti il meglio. Grazie per il tuo supporto e buona visione. Maëlle Martens è stata recentemente ricoverata in ospedale. La notizia ha scosso profondamente la famiglia e i suoi amici più cari. Mamma Antonella ha deciso di parlare apertamente della situazione che stanno affrontando. Le sue parole sono toccanti e piene di dolore. Maëlle ha sempre mostrato una forza straordinaria, ma questa volta la prova è davvero difficile. Antonella non nasconde la sua preoccupazione. I medici stanno facendo tutto il possibile per aiutare Maëlle. Ogni giorno è una lotta e ogni piccolo miglioramento è accolto con speranza. La famiglia Martens ha ricevuto un'ondata di supporto da parte della comunità. Le parole di incoraggiamento hanno dato a Antonella la forza di andare avanti. In un'intervista esclusiva, Antonella ha confessato di aver avuto momenti di sconforto. Tuttavia, non ha mai perso la speranza per la guarigione di Maëlle. Le giornate in ospedale sono lunghe e piene di attesa. Ogni visita medica è un passo verso la possibile guarigione. Le infermiere e i medici sono diventati una seconda famiglia per Antonella e Maëlle. La loro dedizione è stata cruciale in questi momenti difficili. Antonella ha parlato delle difficoltà quotidiane e dei sacrifici che la famiglia sta facendo. Nonostante tutto, il loro legame si è rafforzato. Maëlle ha mostrato una resilienza incredibile. Ogni sorriso che riesce a fare è un raggio di speranza per tutti. Antonella ringrazia tutti coloro che hanno inviato messaggi di sostegno. Ogni pensiero positivo è un incoraggiamento per Maëlle. La famiglia Martens prega ogni giorno per un miracolo. La fede li tiene uniti e forti in questa dura prova. I prossimi giorni saranno cruciali per Maëlle. Antonella chiede a tutti di continuare a mantenere Maëlle nei loro pensieri e preghiere. La lotta non è finita, ma con il supporto e l'amore di tutti, la famiglia Martens continua a sperare in un futuro migliore.